Queste immagini dovrebbero prepararci all'idea che stiamo cambiando era. Come queste vecchie insegne di casinò, dismesse da Las Vegas, che ora sono abbandonate in questo campo di rottami. Qui mi sono incontrato con il famoso designer Philip Stark. Questo artista sa bene di usare un'enorme quantità di petrolio nel suo lavoro. Uno dei suoi derivati preferiti è la plastica. Per parlare di petrolio ha voluto incontrarmi qui, in questo posto che fa pensare alla fine del mondo. Beh, sì, perché c'è un po' di questo. Voglio dire, c'è la fine del petrolio, la fine di un'era, della società, forse anche della civilizzazione. E qui c'è tutto questo. Qui c'erano persone che hanno creduto al sogno americano, con i neon, le luci ovunque, come queste. E vediamo che tutto è finito nella spazzatura. E questa è la fine di qualcosa. È la fine di un sogno che non era così straordinario. Ma è come il nostro con il petrolio, che non lo è per niente. Non siamo stati così ambiziosi con le materie prime, con la ricchezza del materiale, perché alla fine avremo consumato quasi tutto il nostro petrolio semplicemente bruciandolo con le nostre macchine. È una cosa completamente idiota, nel senso che c'erano tante altre magnifiche cose da poterci fare, inclusa la plastica. Oggi non so quanti tipi di plastica ci siano, con le più svariate capacità. È un materiale nobile, davvero formidabile. Ci si può fare di tutto, medicine, sedie, aerei, qualunque cosa. Quando scomparirà, che cosa accadrà? Ci sarà una specie di crollo che provocherà, non lo so, dico qualsiasi cosa per darle un'idea. Ci sarà una specie di medioevo dove soltanto i ricchi avranno accesso alla plastica che una volta disdegnavano, che non trovavano nobile. Cosa incredibile, perché invece è nobilissima e le classi inferiori non avranno nulla. Comunque sarà un prodotto raro. Ah, io non lo so, non ho alcun potere. Ma penso che dovrebbero fare una sorta di moratoria, una sorta di riserva, dicendo: allora, abbiamo ancora una X quantità di tempo, 10, 20, 30, 50 anni, ma dobbiamo subito fare una riserva in modo che i nostri figli, i nostri nipoti possano avere almeno nel prossimo secolo la plastica. Poi ci sono delle persone che ci diranno: sì, ma ci sono le plastiche organiche, come biocarburanti. Ma bisogna essere molto fermi su questo. Bisogna considerare questo come un crimine contro l'umanità. Vale a dire che oggi vediamo che tutti gli scienziati sono d'accordo sul fatto che nel 2020 cominceranno le grandi carestie. E noi cominceremo fin da ora a destinare delle terre per produrre determinate cose. Tutto questo per continuare a bruciare con le nostre macchine? Ma questo è un crimine contro l'umanità. Voglio dire, stiamo programmando la morte della gente per fame. Sappiamo che il petrolio sta per finire, ma non sappiamo cosa fare in proposito. Se oggi non ci muoviamo è semplicemente perché il problema è troppo grande. È come il concetto di infinito. Non abbiamo un cervello abbastanza grande per capirlo. Oggi non capiamo gli effetti della fine del petrolio. E la pagheremo cara. Gli americani stanno già sperimentando questo declino. Con 11.000 pozzi, Midway Sunset è uno dei giacimenti più grandi del paese. Dalla sua scoperta più di un secolo fa, questo immenso territorio ha prodotto quasi un quarto del petrolio americano. Ma la produzione sta rallentando ogni giorno. L'America, primo paese per la produzione di petrolio negli anni 70, ora è solo al terzo posto. Da allora il sottosuolo americano è stato interamente esplorato, ma non è stato scoperto alcun nuovo giacimento. Come risultato, gli Stati Uniti, che rappresentano meno del 5% della popolazione del pianeta, consumano un quarto del petrolio del mondo. L'America deve importare più della metà del petrolio che consuma. L'ingegnere chimico Francis Arnold è uno degli scienziati che sta già meditando sull'era post-petrolio, che lei crede sia imminente. Molta gente pensa che scopriremo dei nuovi giacimenti. Lei cosa dice? Penso sia molto improbabile. I geologi hanno perlustrato tutto il mondo per decenni ormai, ed è improbabile che ci sia del petrolio in posti che non hanno ancora controllato, come le profondità dell'oceano. E anche se ci fosse, costerebbe moltissimo estrarlo. Quindi no, non credo che scopriremo dei grandi giacimenti che non sono stati ancora scoperti.
Il petrolio è così prezioso che dovremmo risparmiarlo molto più di quanto facciamo adesso. Dovremmo imparare ad usarne di meno. Quanto di meno? Forse l'80%. Forse l'80% in meno. L'80% in meno? È un grosso cambiamento. Già. Lei è pronta a farlo? No, non sono pronta. Che cosa dice ai suoi figli? Dico, divertitevi finché potete, perché non ce ne sarà per molto. È una risorsa preziosa, ma non sarà risparmiata. Più diventa costoso, più ne estraggono. Penso che sarà usato fino all'ultima goccia. Non siamo così intelligenti. Non pensa che questa mancanza di petrolio possa scatenare dei conflitti mondiali? L'ha già fatto. Ci sono molti conflitti nel mondo per il petrolio. E ce ne saranno ancora di più, soprattutto per chi utilizzerà ciò che resta delle risorse petrolifere. Il ritmo di queste pompe mi fa pensare a un cuore che batte. È il cuore della nostra civiltà che batte qui. Il pulsare di un'economia assetata di petrolio e di crescita. L'oro nero è diventato una delle maggiori scommesse del XXI secolo. L'America dipende dal petrolio, che spesso è importato da paesi del mondo un po' instabili. Kuwait, Iraq, Nigeria, Sudan, Mozambico e Cecenia sono tutti paesi ricchi di petrolio. Tutti una volta erano, o lo sono adesso, sconvolti dalla guerra. È solo una coincidenza? Dietro le cause politiche ed etniche, spesso il petrolio ha il ruolo di protagonista in molti dei conflitti del nostro tempo. Molte persone accusano gli Stati Uniti di aver invaso l'Iraq solo per mettere le mani sulle loro risorse petrolifere. Per le vittime di questi conflitti il petrolio è diventato una maledizione. La popolazione approfitta raramente del boom petrolifero. Metà di quelli che vivono con mezzo dollaro al giorno abitano in paesi ricchi di petrolio. Il petrolio porta alla follia. Solo per qualche barile in più siamo pronti a fare qualunque cosa. Quindi dove arriveremo quando comincerà davvero a scarseggiare? Ma ci serviva davvero tanta energia? Siamo a Las Vegas, capitale del gioco e degli eccessi. È la destinazione numero uno dei turisti negli Stati Uniti. I casinò guadagnano 6 miliardi di dollari l'anno. Quindi qui non ci sono più freni. Guardate quelle luci, i neon, le macchine. Qui si spreca più petrolio che in qualsiasi altro posto. Questa città consuma energia freneticamente. Per 10 anni un uomo ha combattuto contro i consumi eccessivi di energia. Si chiama Josh Ticker. Cammino con lui lungo lo Strip, la strada principale di Las Vegas, per parlare con qualche americano. Voi siete preoccupati per la crisi del petrolio? Sicuramente, sì, certo. Ma ora siete preoccupati per la crisi? Proprio adesso no. Alla fine rimarremo senza petrolio, su questo non c'è dubbio. Certo. E poi saremo tutti in alto mare. Io personalmente no. Perché? Porto ancora la mia macchina alla stazione di servizio, faccio benzina, $2, $4, non importa. Penso che troveremo una fonte di energia più efficiente. Quale? Non ci devo pensare io. Nessun allarme, nessuna crisi qui? Nessuna crisi. Che mi dice del riscaldamento globale? Non credo nel riscaldamento globale. Siete preoccupati per la crisi del petrolio? Se mi preoccupo, no, non proprio. Che mi dice del riscaldamento globale? Si preoccupa? No. Cosa pensa della gente che reagisce al riscaldamento globale? Lo sa che molti sono spaventati? Penso che siano idioti. Voglio dire, andiamo, divertitevi. Grazie infinite per averci dedicato del tempo. Grazie anche a lei. Chi siete? Sono Josh Tickle, lui è Ian. Facciamo una cosa per la televisione francese sul petrolio. Oh, i francesi sono preoccupati? No, no, è una preoccupazione mondiale. Anche sua. Mia e sua. Questo è vero. Siamo insieme in questa storia. Esatto, riguarda tutti, tutti quanti. Grazie. Bene, grazie, divertitevi.
Sai, non ci pensano e basta, non è una preoccupazione. È come se dovesse essere sempre così. Ci saranno sempre oceani di petrolio senza fine. Potranno tutti nuotare nel petrolio. Alcune di quelle persone sembra che mangino petrolio. Questo modo di vivere non può continuare. Così, per cambiare qualcosa, Josh Tickell cerca di mostrare agli americani quello che li aspetta. La sua crociata iniziò nel 1998, quando girava il paese a bordo del Veggie Van. Posso avere una Sprite media e tutto il tuo olio di frittura usato, per favore? Per fare i 40.000 chilometri di questo viaggio incredibile, Josh ha usato vecchio olio per friggere, come carburante. Un'idea brillante. Negli Stati Uniti, i locali di fast food buttano via 14 miliardi di litri di olio ogni anno. La sua iniziativa intrigò i suoi connazionali. Josh trasformò centinaia di macchine, camion, autobus e diesel di barche abbandonate. Anche la Marina degli Stati Uniti partecipò a questa impresa. Apparvero il biocarburante e le stazioni che riciclavano l'olio vegetale. Per mesi Josh partecipò a varie conferenze, interviste e perfino a un film. Raccontami la storia di questo autobus. Questo autobus è un'evoluzione del Veggie Van. L'idea è di prendere la teoria e trasformarla in realtà, perché le persone possano toccarla, capirla, interagirci. Quello che vediamo qui è il paradiso per molta gente. Tutti vogliono vivere così? Sì, certo. Qui siamo a Las Vegas, una città progettata per il petrolio a basso costo. È una città nel deserto. Nessuno con la testa a posto metterebbe una città qui. Nessuno ci vivrebbe, è completamente insostenibile. Non c'è acqua, non c'è cibo, non c'è vita. Ogni casa ha bisogno di tonnellate di energia. E se vai in una di queste case, c'è l'aria condizionata in funzione 24 ore al giorno. Non ci sono conseguenze, basta che si consumi. È bello, fa bene all'economia, fa bene all'anima.